Un buongiorno a tutti voi. Leggiamo insieme questa mattina da Prima Corinzi, capitolo 2, versetto 14. L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli sono pazzia e non le può conoscere perché le si giudicano spiritualmente. Dio crea, l'uomo trasforma. Vincenzo era appassionato di filosofia. Egli esponeva volentieri a chi voleva udirlo le differenti teorie emesse dai filosofi antichi o moderni. Nessuno di costoro, d'altra parte, lo soddisfaceva. Egli risaliva con loro fino alla creazione del mondo e là egli doveva immaginare qualche cosa che mediante rapidi o lenti cambiamenti avrebbe dovuto dare origine all'attuale universo. Come siamo lontani dall'insegnamento biblico. Infatti è scritto in Ebrei capitolo 11 versetto 3. Per fede intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, cosicché le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. E ancora in Genesi capitolo 1 versetto 1 è scritto: nel principio il Dio creò i cieli e la terra. Egli creò, in altre parole trasse l'universo dal niente. E questa è la prerogativa di Dio. L'uomo trasforma, Dio crea. Ciò non può essere spiegato dalla logica, né essere tradotto in equazioni. È necessaria la fede per afferrare questi concetti. Bisogna credere. Voi che ascoltate, a chi volete rassomigliare? All'intellettuale che vuole comprendere tutto e accetta solamente ciò che ha compreso, o al credente che crede a Dio? Volete dunque, dopo tanti altri che vi hanno preceduto, dibattervi attraverso le ipotesi umane che non possono darvi nessuna certezza? Oppure credere alla parola di Dio che vi porta solo certezza? In una parola, volete ascoltare degli uomini o in tutta umiltà credere a Dio e prendere umilmente il vostro posto davanti al grande Dio creatore? Pensiamoci e che il Signore ci benedica.